Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo video dedicato a Destiny 2. Ormai ragazzi, i mesi stanno passando e il secondo capitolo della nostra amata saga si avvicina sempre più. Purtroppo ancora non sappiamo sostanzialmente nulla. Bungie non ci ha ancora detto nulla, probabilmente è troppo presto, si sa che probabilmente esporrà le sue carte alle 3 o alla Gamescom di Colonia. Per il momento quindi ci limitiamo a fare qualche supposizione e qualche ipotesi, e in particolare voglio riflettere sul fatto della conservazione del personaggio da Destiny, quindi a Destiny 2, e come Bungie potrebbe giustificare a livello di trama e in definitiva di lore la mancata diciamo, conservazione dell'equipaggiamento. Molti infatti anche sul nostro gruppo The Tower Rest in Italia hanno diciamo, espresso la loro opinione riguardo al fatto di tenersi tutte le armi, tutte le armature da un Destiny all'altro. Alcuni difendono a spada tratta il fatto di conservarle in quanto ce le siamo sudate, in quanto fanno parte del nostro personaggio. Altri invece dicono che gli equipaggiamenti dovrebbero restare giustamente da una parte e invece portare avanti, diciamo, solo il personaggio dal punto di vista estetico, magari con la possibilità di modificarlo di nuovo se ci fossero nuovi, diciamo così, accessori per il nostro guardiano. Dove sta la verità? Non lo so. Io vi dico due cose, diciamo, la mia ipotesi e il mio punto di vista, per poi passare appunto all'analisi di come si potrebbe giustificare. Io ritengo che sia più concreta l'ipotesi che non conserveremo l'equipaggiamento, che quindi Bungie decida di dare un colpo di spugna a quello che era Destiny 1, magari lasciandoci solo qualche ricordo, come può essere una corazza di classe o magari uno shader, ma armi e armature resteranno in Destiny 2. Perché Destiny 1, scusate, perché Destiny 2 dovrà essere un nuovo inizio per tutti, anche per chi si avvicina a Destiny proprio col 2, e diciamo, secondo me sarà abbastanza diverso come meccaniche e dinamiche rispetto al suo predecessore. Il mio punto di vista è favorevole appunto all'abbandono degli equipaggiamenti, quindi a lasciare che tutto ciò che abbiamo resti in Destiny 1, perché in primis mi piace molto ricominciare da zero, ricostruire il personaggio, ricostruire le sue abilità, alla fine e le sue equipaggiamenti, alla fine questo Destiny, una continua ricerca di ciò che vogliamo per il nostro personaggio, ovviamente lasciando stare il comparto PvP che offre la sfida del PvP stesso. Però diciamo in generale noi cerchiamo l'arma, l'armatura, l'arma con i money perk, eccetera, quindi voglio rifare e rivivere tutte queste sensazioni. Magari migliorate, appunto, se Destiny 2 ci offrirà un qualcosa di migliorato. Quindi, mi dispiace ragazzi, ma io non sono d'accordo con conservare le cose, vorrei riniziare da zero con cose nuove. Come potrebbe quindi, supponiamo quindi, Bungie dice sì, non conserverete nulla, pochissimo, magari solo appunto un oggetto di ricordo. Come si può giustificare questa scelta da parte di Bungie in game? Dal punto di vista di trama e lore, quindi io sono un grande appassionato di lore, quindi mi sono fatto due ipotesi. Uno, il viaggiatore si sveglia. Noi sappiamo che il viaggiatore è dormiente, è fermo, ghiacciato, proprio il fatto di essere ghiacciato è simbolico del fatto che il viaggiatore in questo momento è dormiente, è fermo. Magari in Destiny 2, visto che in Destiny 1 abbiamo sradicato molte minacce, alcune anche molto profonde come quella di Oryx, il viaggiatore potrebbe ritrovare parte della sua forza e svegliarsi, quindi ridare nuova luce, nuovo potere ai guardiani, da qui magari nuove sottoclassi e magari da qui armi nettamente più forti dell'uno. Quindi dire che le armi vecchie pre-risveglio del viaggiatore erano nulla in confronto alla potenza luminosa del nuovo arsenale dei guardiani. Quindi dire, guarda, quelle prime erano deboli a confronto, non sono nulla. Come dire, passiamo dal moschetto dell'800 all'M4 dei nostri giorni. Quindi davvero non c'è paragone. E quindi dite basta. Le armi vecchie sono inutili. Seconda spiegazione, un po' più tirata per i capelli. La Destiny 2 inizia con un attacco alla città. Destiny 2 magari potrebbe iniziare con un colpo di scena, un attacco appunto devastante alla città che ci porta magari a dover esplorare nuove zone social e magari il nostro deposito andrebbe distrutto. Ovviamente ciò potrebbe dire, ma sul Tempio del Ferro, ma sul l'atollo, ma ci sono altri depositi, certo, ma potrebbero benissimo usare la scusa che erano tutti collegati al deposito centrale della torre, da cui venivano trasferiti gli schemi per poi essere formati grazie agli spettri, e quindi, non avendo più la fonte centrale, il database centrale, anche i database minori andrebbero a corrompersi.
Poi, queste sono solo mie ipotesi, sono abbastanza credibili. Io spero molto nella prima. C'è un viaggiatore che si risveglia, quindi in fondo i guardiani, il loro equipaggiamento e di una nuova luce. Però, ovviamente, finché non sapremo veramente come sarà in Destiny 2, non sapremo se sono ipotesi credibili. Torniamo al punto cruciale del video, ossia, voi cosa pensate del fatto di conservare l'equipaggiamento? Vorreste le vostre vecchie cose? Vorreste solo un ricordo? Non vorreste nulla? Fatemi sapere cosa pensate, insomma, commentiamo, cerchiamo di fare un dibattito, cercando magari di portare anche qualche motivazione coerente e magari anche qualche spunto che a me è sfuggito in questa breve analisi. Come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!